Allora ragazzi, è appena finito The Greatest Royal Rumble, pay per view in Arabia Saudita. Bella cornice, insomma, bello stadio, perché comunque lì i stadi sono belli, bell'ambiente, insomma, sicuro, piacevole, tutto quello che volete, però pay per view io l'ho definito abbastanza populista, nel senso che togliamo il Royal Rumble match, che secondo me è stato forse la cosa più bella. Tutti i match, quelli per i titoli, sono andati come ognuno pensava. Cioè, allora, cominciamo a dire che John Cena ha battuto Triple H. E secondo me questo era chiaro, perché John Cena in un paese straniero comunque fa pubblicità, fa spettacolo, era normale che avrebbe battuto. Così come Undertaker che batteva Rusev era scontato. Poi ci sono stati i match per i titoli. Allora, i Bludgeon Brothers hanno tenuto i titoli. Jeff Hardy ha mantenuto il titolo, anche quello era abbastanza scontato secondo me con Jinder Mahal, o perlomeno il fatto che Jeff Hardy abbia mantenuto il titolo ha reso scontato il risultato del ladder match, perché a quel punto o Finn Balor o Seth Rollins poteva vincerlo, non poteva vincere né Samoa Joe né The Miz, non potevi pensare a uno SmackDown con due titoli secondari nello stesso roster e ero senza, così come i titoli di coppia era scontato. L'unico match che non aveva campioni era quello tra Matt Hardy e Bray Wyatt contro Cesaro e Sheamus, ma con lo shake up Cesaro e Sheamus sono finiti a SmackDown. Oggettivamente era impossibile che il Raw Tag Team Championship andava a SmackDown, dai ragazzi, cioè, siamo sinceri, era una cosa improponibile, e infatti così è stato. Il Royal Rumble match secondo me è stato molto positivo. Mi ha fatto piacere rivedere alcuni lottatori, ovviamente a me fa sempre piacere quando vedo Kurt Angle, è sempre una goduria. E vabbè, Mysterio ha fatto la sua parte, poi vabbè, Swaggle, mamma mia, che roba. Poi vabbè, c'è stato anche Mark Henry che si è comportato a mio avviso anche molto bene, e c'è stato anche alcuni ingressi importanti da NXT, che sono stati molto, molto positivi, non nomi altisonanti di NXT, ma nomi di personaggi che potranno far bene, potranno far bene. Certo, non ci sono stati nomi altisonanti neanche di NXT, cioè non c'è stato Adam Cole, c'è stato solo Roderick Strong, che è di un certo livello lì, però diciamo che è stato un Royal Rumble godibile. Da come l'avevano venduto, mi aspettavo una serie sfilza enorme di leggende di leggende ed ex lottatori. Invece, alla fine, poi comunque andando a vedere, sono stati più gli uomini di NXT e 205 che altro. Ah, c'è stato AJ Styles con Nakamura, è finito in un no contest. Quindi, e Roman Reigns contro Lesnar, ha vinto Lesnar, ma in un modo un po' rocambolesco. Con tutti e due che escono dalla gabbia, con una spear di Reigns, prima a toccare la terra è stato Lesnar, e quindi il titolo è rimasto Lesnar. Insomma, non sono stati toccati nessun titolo tranne Wyatt e Hardy, che vincono il Raw Tag Team Champion, quindi assolutamente, anzi, sono stati fatti i match in modo da continuare le faide più importanti. AJ Styles Nakamura continuerà, Roman Reigns Brock Lesnar continuerà, quindi assolutamente non è stata una gran bella idea. Secondo me, poi francamente, poi dopo, adesso poi faremo il discorso globale dove parleremo un po' di tutto, parlerò un po' del mio pensiero. Tornando alla Royal Rumble, secondo me è stata positiva, ho visto un buon Kurt Angle che al giorno d'oggi potrebbe essere ancora un wrestler proprio pazzesco, cioè ancora, cioè, potrebbe lottare per i piani alti dei titoli, perché veramente è ancora una tecnica mostruosa. E niente, alla fine tra tutto, poi alla fine la Rumble l'ha vinta Braun Strowman, che ha eliminato tutti. L'eliminazione di Bryan consentirà il continuo della faida Bryan Cass. E insomma, direi che la Royal Rumble è stata bella, perché comunque sono belle proprio tutte le Royal Rumble. Quella 50 uomini sono troppi, però. Questo è il mio pensiero. Va bene per un anno per fare l'evento, però non puoi dare continuità a un evento del genere, perché francamente sono oggettivamente troppi. È stata lunga, pesante, difficile anche a tratti seguirla. Mi ha fatto piacere vedere anche Jericho, che tornerà tra l'altro SmackDown. E niente, è stata un bel. Allora, è stato. Sembrava un house show più che un pay per view. Ecco, diciamola così. È sembrato un house show che l'avrebbe voluto fare in Arabia Saudita. Però chiaramente è stato venduto come pay per view. Quindi per questo dico che tutto sommato non è stato sto gran.
sto grand pay per view, ecco, salvo solo la Rumble, perché la Rumble comunque è stata spettacolare, perché è una Rumble, perché è stata una Rumble, tutto qua. Contento che abbia vinto Braun Strowman, perché credo che alla fine questo wrestler meriti e sia considerato poco dalla WWE. Finora spero che dopo i titoli di coppia adesso vinca anche il titolo massimo, perché secondo me questo ragazzo se lo merita tutto, perché è un wrestler veramente eccezionale, non è solo forte fisicamente, è proprio forte anche come wrestler. Ragazzi, chiudo qua il mio video, dunque il voto generale del Greatest Royal Rumble è 5, solo perché ho salvato il Royal Rumble match. Ciao!